cancella a sta compagna vostra, che ha già perduto sogno e fantasia, che ha perso sempre, che è tutta vita mia, in ciò volesse dicere, ma non ciò saccio di. Avanti. Accomodatevi, tenente. Ho sentito parlare di voi. Sono il generale Pasquini, comandante di questo reggimento. Molto piacere, generale. Cominciate ad attenervi alle norme militari. Qui siamo in caserma, non in un'azienda commerciale. Quando siete al cospetto di un superiore, dovete mettervi sull'attenti, salutare e qualificarvi con nome, grado e a quale reggimento appartenete. Chiaro? Sì, certo, generale. Se permette, vorrei chiarire la mia posizione, come ho già fatto con il sergente. Vede, c'è stato uno spiacevole malinteso. Mi creda, io non ho mai voluto sottrarmi ai miei doveri. D'accordo. Va bene. Non parliamone più. Per fortuna, la patria ha ritrovato un figliol prodigo. Raccontatemi di voi adesso. Ah, dunque io sono stato costretto ad emigrare all'estero. Sa bene che in Italia meridionale esistono problemi di lavoro. Siamo stati in molti ad abbandonare il paese cercando nuovi orizzonti, opportunità di lavoro per un futuro migliore. La Sicilia non mi poteva offrire nulla, considerando che professionalmente non mi sarei potuto affermare, e aggiungendo a questo dei problemi di natura familiare, io decisi allora di trasferirmi in America. Ma non ho mai pensato in nessun momento di non assolvere i miei obblighi di cittadino italiano, ma io non intendevo assolutamente violare la legge. Tenente Franchi, la legge non ammette ignoranza. E ovviamente deve essere rispettata. Il mondo è stato sconvolto da un fenomeno che era prevedibile, la guerra. Il nostro paese non potrà rimanere indifferente. Parteciperà all'evento più importante del nostro secolo. Tutti gli italiani devono impegnarsi in questo straordinario momento storico. Mi sono spiegato? L'Italia dimostrerà a tutto il mondo che è una nazione potente e vincerà. Nessuno può sottrarsi al richiamo della patria, al proprio dovere, e gli interessi della nazione devono prevalere sui nostri. Il Duce farà cambiare il corso della storia. Non riesco a dormire, ma vedo che non sono la sola. Credo che non siamo le uniche a vegliare questa notte. Mi sembra che l'alba non arrivi mai. Ho ancora di fronte agli occhi il momento in cui mi hanno strappato dalle braccia Michelino. E non faccio che pensare a questo. Aveva lo sguardo pieno di terrore. Mi sembra di sentire ancora le sue urla. Adesso calmati. Calmati, cara. Vedrai che presto riabbraccerai tuo figlio. Ne sono sicura. Coraggio. Ascolta. Stavo pensando a una cosa prima, mentre giravo per la casa. A cosa stava pensando? Di parlare con padre Brassi.
avrà saputo sicuramente dell'incendio. Sarà molto preoccupato. Vorrei tranquillizzarlo. Perciò voglio andare da lui. E può anche darsi che ci darà qualche notizia di Michelino. Ma dove sarà finito questo maledetto prete? Tornerà, le sue cose sono qui. Non sarà andato molto lontano. Non credo, bisogna trovarlo il più presto possibile. Sono sicuro che ha a che vedere con questa storia. Rosalia avrà chiesto il suo aiuto. Ci dica che cosa dobbiamo fare. Dovete rastrellare tutta Palermo. Cercatelo in ogni angolo della città. Portatemelo qui, è chiaro? Io saprò fargli capire come si deve fare una buona confessione. Dunque, abbiamo chiesto informazioni su di voi e ora siamo in possesso di tutti gli elementi. L'ambasciata ci ha fornito il vostro curriculum personale e devo dirvi che le vostre referenze sono molto, molto soddisfacenti. Beh, vi ringrazio molto e posso sapere quale decisione avete preso a mio riguardo? Non temete, non vi sarà contestato il reato di diserzione, perché penso che in questo momento siate molto più utile al paese arruolandovi nell'esercito che rinchiuso in carcere. Voi sarete un buon ufficiale, Franchi, e servirete la patria. Io capisco che in questo momento la patria mi stia chiamando. Logico. Però non avevo minimamente considerato questa possibilità, tornando qui in Italia. Io ho intrapreso questo viaggio per risolvere dei problemi personali. Come voi sapete, generale, sono ben 6 anni che manco dalla Sicilia, capite? 6 anni che non vedo la mia famiglia e sono sicuro che loro telefoneranno a Buenos Aires per avere mie notizie e si preoccuperanno. Generale, confido nella vostra comprensione. Vi prego, permettetemi di risolvere le mie questioni personali. Di quanto tempo avete bisogno? Poco. Poco tempo. Qualche giorno sarà sufficiente per arrivare in Sicilia e per spiegare alla mia famiglia quello che è successo. E va bene. Vi do solo 48 ore, Franchi. Non un minuto di più, chiaro? 48 ore non bastano, generale. Come farò in così poco tempo ad arrivare in Sicilia, sbrigare le mie cose e... Basta. Questo non è un albergo. Credete forse di andare in vacanza? Ricordatevi che siamo in guerra. E che la patria vi chiama. E quando esiste un'emergenza di questo tipo, le questioni personali passano in secondo piano rispetto agli interessi della nazione. Allora, che cosa hai saputo di mio nipote? Niente, don Vittorio. Nessuno sa niente. Maledizione. Salvatore è riuscito a conquistare più potere di quanto immaginasse. Sarei curioso di sapere che tipo di accordo ha stipulato con Nicola. Se lo reputa opportuno, posso indagare e sapere quanti uomini gli sono ancora fedeli. Aspetta. Io ti voglio ringraziare per esserti schierato al mio fianco. Ho chiesto informazioni sul tuo conto alla famiglia Squeteri. Mi hanno detto che sei un uomo molto intelligente e leale. Per questo ti ho chiamato. Io devo esserle grato. È un grande onore per me essere al suo servizio.
Sono davvero felice, Don Vittorio. Lei può fidarsi ciecamente di me, gliela assicuro. Bene, bene, molto bene. Devo telefonare subito a Buenos Aires. Devo riuscire a scoprire che asso nasconde nella manica il conte di Velleggia. Mi comporterò esattamente come fece Salvatore con me. Sì, mi farò passare per lui. Buona idea, Don Vittorio. Coraggio, andiamo. Mi scusi, ma non si sente niente. Come? Parli più forte. Pronto? Dall'Italia? Pronto? Riccardo! Che cosa ci fai in Italia? Cosa? Spero che tu stia scherzando. Ma no, non è possibile, Riccardo! Buonasera. Ah, come va, Salvatore? Sì, sì, certo. Mi dispiace molto, ma il conte di Velletra non è a Buenos Aires. Sì, è partito. Sì, sì, è riuscito ad organizzare i suoi impegni per poter andare in Italia. Io penso che ormai stia per arrivare. Guardi che è partito con l'intenzione di incontrarsi con lei. Va bene. D'accordo, va bene. Adesso ascoltami. Tuo padre è venuto qui. Sì, ho parlato con lui. È venuto apposta in ufficio per parlare con me, Riccardo. Mi ha detto che sarebbe tornato in Sicilia per aiutarti e che vuole vederti. Tu aspettalo, capito? Mi raccomando, aspettalo. Pronto? Riccardo, mi senti? Pronto? Rosalia Vanzini. Perché dovrei sapere dove si trova la signora Rosalia? Per la semplicissima ragione che ultimamente la signora Rosalia passava tutto il suo tempo in canonica. Lei sa benissimo, padre, quello che voglio dire. Non mi faccia perdere la pazienza. Io non ho mai fatto del male a un prete. Però i miei uomini sono come cani da guardia e se vedono qualcuno che è antipatico al loro padrone. Dove si trova Rosalia Vanzini? Non lo so, gliel'ho già detto, io non so niente. Da quando suo marito è andato via da Palermo, la signora Rosalia praticamente non esce più di casa. Io non mi voglio innervosire. Le consiglio di parlare, padre. Glielo giuro, le giuro che io non so niente. Sarà a casa sua. Dove vuole che sia? Mi prende in giro? Sa perfettamente che non può essere a casa sua perché è stata incendiata. Incendiata? Sì, sì. Oh, signore. La finisca di fare il finto tonto, mi ha stancato. Gigi. Lo sapeva dell'incendio. Hanno dato fuoco alla casa per simulare una disgrazia, ma a me non la danno a bere, no. Rosalia è viva e lei lo sa. Avanti, mi dica dov'è nascosta. Padre nostro, che sei nei cieli. Te lo domando per l'ultima volta. Nome. Rispondi. Il tuo regno sia fatta la dov'è Rosalia Vanzini? Cielo. Se non vuoi fare una brutta fine, devi parlare, hai capito? Pane quotidiano, rimetti a noi. Lo voglio sapere. Devi dire dove si nasconde. I nostri debitori. Parla, parla, parla! Tentazione, liberaci dal male. Signore onnipotente e misericordioso,
Ascolta la mia preghiera. Dimmi aiuto, perché senza di te sono debole. Tu sei il mio rifugio, tu sei la mia forza. Rosalia, la prego. Non può andare. Cerchi di capire, sarebbe una pazzia. Lucia, sono troppo agitata. E poi questo silenzio mi rende ancora più nervosa. Devo parlare con padre Brassi, no. Capisci? Tornerò presto, sta tranquilla. No, non posso permetterglielo, è troppo pericoloso. Ascolti, sono sicura che se Renzo fosse qui glielo impedirebbe. Ma Renzo non c'è. No. Ma anche se lui non è in questa casa, è nel mio cuore. È nel suo. Renzo non mi perdonerebbe mai di aver fatto correre a sua madre un simile rischio. Lucia, non sai quanto mi fa piacere che tu ti preoccupi per me. Apprezzo tanto le tue buone intenzioni, tanto, davvero. Però andrò lo stesso a trovare padre Brassi. Così mi sentirò più tranquilla. Cerca di capire, no. Lucia. Senti, no. Non mi succederà nulla, vedrai. Farò attenzione. No, non insista. Andrò io. È mio figlio ad essere in pericolo. È mio figlio. Ed è mio diritto lottare per lui. Allora, che mi racconti? Le mie indagini hanno avuto buoni risultati. La maggior parte delle famiglie a Palermo sono dalla sua parte. Sono informazioni sicure. Possiamo contare su di loro. Molto bene. Finalmente una notizia che mi rende felice. Dimmi, di quanti uomini possiamo disporre? Tutti quelli che servono. Aspettano solo i miei ordini. Ma lei deve dare ordini a me. D'accordo. Come prima cosa, bisogna trovare mio nipote Michele. Riunisci tutti gli uomini e cerca dovunque pensi che Michele potrebbe essere tenuto in ostaggio. Non trascurare niente. Devi trovare. Per prima cosa rascella Palermo e poi, se sarà necessario, tutta la Sicilia. Sei autorizzato a chiedere aiuto anche alle famiglie di Bagheria e di Siracusa. Purtroppo ho paura che quel bastardo abbia già lasciato Palermo. Sarà fatto, Don Vittorio. Un'altra cosa. Devi avvertire tutti gli amici che hanno la possibilità di controllare la frontiera. Per sapere chi entra e chi esce dal paese. Io ho telefonato a Buenos Aires e ho saputo che sta per arrivare dalla Sicilia un uomo con cui devo parlare prima che incontri Salvatore. È chiaro? Come si chiama questo signore? Nicola. Nicola Scotti di Velleggia. La sua falsa identità, Riccardo Franchi, gli ha creato dei problemi. Il vero Franchi era ricercato dalla polizia. Come mi dispiace.
Non c'è motivo di preoccuparsi, Angela. L'unico pericolo è che in Europa è scoppiata la guerra. Mi ha detto che non verrà accusato di diserzione a condizione che si arruoli nell'esercito italiano. È incredibile, ti rendi conto, Gustavo? Che sfortuna! E che altro ti ha detto? Ha avuto notizie di Lucia e di Michele? Non ha ancora chiesto un permesso per recarsi in Sicilia e cercare Lucia e Michelino. Questa storia non mi piace affatto. Loro sono spariti nel nulla. E Riccardo sarà presto arruolato nell'esercito. È incredibile, ma vero. Signore, Dio mio, abbi pietà. Ah, padre Brassi, ma che brutto aspetto che ha questa mattina. Che Dio abbia pietà di te, Salvatore, e anche di me. Non ha voluto parlare. Ha passato la notte pregando. Non immaginavo che fosse tanto coraggioso. Lo sai? Io apprezzo gli uomini coraggiosi. Non la disturberò più. Grazie. Grazie. No, non mi deve ringraziare. Ma se insiste, ringrazi il mio amico Domenico. Lui la spedirà dritto dritto in paradiso. Va. Io sono troppo sensibile per assistere a certi spettacoli. No. No, va bene. Parlerò, io vi dirò tutto quello che so. No, vi prego, non uccidetemi. Vi dirò dove potete trovare Rosalia. Sì, io so dove è andata. Dobbiamo fare qualcosa. Forse parlare con l'ambasciatore. Con l'ambasciatore? Sì, può darsi che possa risolvere la situazione. Io farò il possibile, tenterò ogni strada per aiutare Riccardo. Angela, ascoltami. Non voglio essere pessimista. Ma Riccardo è italiano. Il suo paese sta per entrare in guerra. Lui ha assunto l'identità di un disertore e non credo che potrà tornare. Purtroppo è caduto in una trappola. Leggi il giornale, guarda. Fra poche settimane, tutta l'Europa sarà coinvolta nella guerra. La seconda guerra mondiale è ormai inevitabile. Cosa le è successo? Niente, non si preoccupi, adesso devo andare, mi scusi. Ma lei è ferito, padre, si sente male, le serve aiuto? No, 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 sto bene, non mi trattenga, la prego. Ho fretta, è una questione di vita o di morte. C'è una donna in gravissimo pericolo, la prego. Padre, mi permetta di accompagnarla. Ma tutto bene, la prego, la aspetti. Non c'è bisogno. Thank you.
Giuliano, per favore, smettila. Ti prego, cerca di comportarti bene. Non dimenticare che siamo in pubblico. È difficile resistere al tuo fascino. Mi fai perdere la testa. Quando sono vicino a te, dimentico il mondo che mi circonda. Mi sembra di trovarmi su un'isola deserta. Io e te da soli. Oh, ma che cosa stai dicendo, Giuliano? Così mi fai perdere il controllo e questo non mi sembra il momento adatto. Fra pochi minuti mi devo esibire e ancora devo cambiarmi. Ma ti prometto che staremo insieme appena avrò terminato il numero. Sono curiosa di conoscere quell'isola deserta di cui mi parlavi. Ah, va bene, allora ti aspetto. Mm. Sai, ti stavo osservando e mi ha fatto un certo effetto. Ti confesso che Marianna mi fa davvero pena. Ah, ti fa pena? E perché? Perché ormai è così vecchia ed è veramente ridicola vicino a un ragazzo come te, giovane, affascinante e bello. Vuoi dire che non faccio una bella figura vicino a lei? Puoi pretendere di meglio, no? So quello che cerchi. E io posso dartelo. Ah, sì? Cosa? Una compagnia più divertente. E una donna molto più giovane. E molti più soldi di quanti te ne dà questa donna ormai sfiorita. Tu credi che sia ingenuo? O forse ti reputi tanto intelligente da farmi cadere in una trappola talmente stupida. Stammi a sentire, bellezza. Io non sono più un ragazzo e ho abbastanza esperienza per sapere qual è la donna che fa per me. Rosalia. Alfio, che ci fai in piedi a quest'ora? Perché non dormi, tesoro? Ma lo sai che ore sono? Oh, amore mio. Ci ho sentito parlare e mi sono svegliato. Prima credevo di sognare, poi ho capito. Non devi uscire. È pericoloso. Ti voglio tanto bene. Ha sentito, Rosalia? Alfio le chiede di non andare. Lo faccia contento. Alfio, io devo andare, non posso. Mio padre vi aiuterà. Lui è un uomo forte e coraggioso. Sistemerà tutto. Me lo prometti che non ti muoverai da casa mia? Glielo prometto, Rosalia. Alfio le è molto affezionato. La prego. Non può dargli una simile delusione. Però io devo andare. No, ci penserò io, d'accordo? Lei non deve uscire di qui per nessuna ragione. Mi occuperò io di tutto. L'ho promesso a Don Vittorio. Sei già sveglia? Vedo che non mi vuoi proprio dare ascolto. Hai dormito di nuovo con lei. Ho passato una notte stupenda. Ho idea che tu sottovaluti Marianna. È una donna che ha molto fascino e di un'esuberanza eccezionale. È una donna insopportabile. Non vale niente, è solo apparenza. Sei invidiosa, eh? Non farmi ridere. Invidia. Perché? Non vale niente. Oh, per me vale moltissimo. Perché vedi, Marianna è come una moglie, una sorella, un amante. Tre donne in una. Per me è il massimo, credimi. Ti sembra perché ancora non conosci me. Ti assicuro che io valgo molto più di lei. Tu? Perché? Vuoi saperlo? Mm-hmm. Perché io sono ricca. Hai visto quanto?
Che ne dici adesso? Dico che sei una ladra. Don Salvatore, ho chiamato alcuni uomini, ci potranno essere d'aiuto. Hai fatto bene. Il tempo stringe, le cose stanno precipitando. State a sentire. Tu, Domenico, andrai all'orfanotrofio dove il prete dice che si trovano Lucia e Rosalea. Tu l'accompagnerai. Voi due dovete cercare Vittorio Nicosia, avete capito? Guarda che ti sbagli, tu non sai come stanno le cose, lasciami parlare. Oh, ma certamente, cara, non solo mi hai derubata, vorresti anche prendermi in giro adesso. Puoi dire qualsiasi cosa, Melina, è tutto piatto sprecato. Questa volta non mi lascerò ingannare da te. Ti prego, Marianna, cerca di calmarti. Tu non ti intromettere, voglio chiarire le cose una volta per tutte. Stai commettendo un errore. Questi sono tutti i miei risparmi. Non è vero, sei soltanto una bugiarda. No, Marianna, è la verità. Non saresti mai stata capace di mettere da parte una somma simile. Tu mi hai derubata durante tutti questi anni, è davvero pazzesco. E io, oltretutto, come un imbecille, ho provveduto a mantenerti e anche a darti uno stipendio. Ascolta, Marianna, io non... E non ti sei limitata soltanto a rubare i miei soldi. Sei anche stata capace di tentare di sottrarmi il mio uomo. Sappi che un uomo come Giuliano non è assolutamente il mio tipo. Se permetti, posso pretendere di meglio. Attenta a quello che dici, modera le parole. E tu non mi insultare, sei solo una squadrina. Squadrina io? Parli proprio tu, che sei anche una ladra. Non azzardarti, sai. Altrimenti ti faccio vedere io di che cosa sono capace. Vorrei parlare con il signor Vittorio Nicosia. Mi dispiace. Non c'è. Sono partiti tutti. Stamattina ho scoperto che la casa era deserta. Non hanno lasciato neanche un biglietto. Sono andati via all'improvviso. Forse sono fuggiti a causa della guerra. Davvero il signor Vittorio non le ha lasciato nessun messaggio? No, ma io spero che torni. E il signor Salvatore Turturro? È molto che non lo vediamo. Mi dica, che cosa devo fare? Non so se devo restare o se devo andare via. Si calmi, per favore. Io penso che dovrebbe rimanere qui. Potrebbe tornare qualcuno. Io vorrei sapere un'altra cosa. Ha visto la signora Lucia? Mi risponda, la prego. La signora Lucia è venuta qui? No. Che io sappia, no. Ma ultimamente entrava e usciva gente in continuazione. A dir la verità, le cose sono cominciate ad andare male dopo la morte della signora Luisa. La moglie di Vittorio? Sì. Poverina. Era così buona. Non è riuscita ad avere il suo bambino. Vorrei sapere un'ultima cosa. Mi dica, la signora Vanzini. Conosce la signora Vanzini? È venuta qualche volta? Sì, certo. La signora Rosalia ultimamente è venuta spesso a fare visita. Lei e la signora Luisa lavoravano all'orfanotrofio. Poi è diventata anche molto amica di Don Vittorio. Perché vuole sapere tutte queste cose? È un amico di famiglia. Se dimentichi di avermi visto. Io non sono mai stato qui. Sì.
Sono stanca di te, hai capito? Che sta succedendo? Basta, vi prego! Smettetela! Vi prego, smettetela! Per favore! E lei? Lei non interviene e magari si è divertito pure a guardarle litigare. Ma che razza di uomo è? Vede, signora o signorina, la vita mi ha insegnato a non intromettermi nelle questioni femminili. Purtroppo lo spettacolo è terminato. La lascio in compagnia delle due protagoniste. Giuliano, ti prego, non te ne andare. Ci vediamo questa sera. Sei solo una sporca ladra. Questa maledetta miserabile mi ha rubato tutti i soldi che ho guadagnato in anni e anni di lavoro. Ha tradito la mia amicizia. Neppure l'inferno basterebbe come punizione. È vero quello che dice Marianna? No, non è vero. Non ho rubato, quei soldi li ho risparmiati. Sta mentendo, è una cifra troppo alta, Angela. Non avrebbe mai potuto metterla da parte. Quei soldi li ha rubati a me. Non mentire adesso, sarebbe peggio, Melina. Perché non mi lasciate in pace? Sono stanca di voi due, di quella miserabile taccagna e anche di te, Angela. Sono stanca, stanca di vedere quella sua aria insopportabile da vittima. Non cercare di cambiare discorso, Melina. Ora ci dirai la verità, costi quel che costi. Non pensi sia meglio chiamare la polizia? No. Non è necessario. Anche se hai commesso tanti errori nella vita, non credo che ti piacerebbe marcire in carcere, vero? O forse mi sbaglio? Don Salvatore, finalmente! Che cosa è successo? Non c'è nessuno, sono andati via tutti. Sì, lo so. Ci saranno dei cambiamenti e dovrai abituarti a un nuovo padrone di casa. Non capisco, cosa vuol dire? Oh, non ti preoccupare. Presto capirai. C'è qualche novità? Nessuna. Ah, sì, mi era sfuggito. È venuto un ufficiale dell'esercito. Mi ha rivolto delle domande piuttosto insolite e se n'è andato. Un ufficiale dell'esercito? Ti ha detto il suo nome? Sì, mi sembra che abbia detto di chiamarsi... Mi sembra Franci o Franchi, non ricordo bene. No, zia, scusami, non mi va di disegnare. Sono triste, molto triste. Non vedo l'ora di tornare a casa con il mio papà. Oh. Stai tranquilla, tesoro. Ci sono io vicino a te, Valeria, e anche la zia Rosalia. E finché saremo insieme ti assicuro che non succederà niente. L'affetto che ci unisce è così forte che ci aiuterà a superare tutte le difficoltà che incontreremo. Vedrai, sarà così. La zia Lucia ha ragione. Il Signore ci ha voluto mettere alla prova, eh? E noi dobbiamo essere forti. Vedi, lui vuole vederci tutti insieme, uniti e felici. Però questo dipende anche da noi, è vero? Presto passerà. E a te sembrerà come di svegliarti dopo un brutto sogno. E dovunque ci troveremo, in qualunque posto, saremo sempre insieme. E formeremo una vera famiglia. Con tuo padre, io, la nonna e naturalmente zia Rosalia. Sai, Valeria, presto conoscerai il tuo cuginetto, Michelino. È un po' più grande di te, però è in gamba, simpatico e tanto intelligente. Sono sicura che andrete d'accordo e diventerete buoni amici. E vi vorrete bene come due fratelli.
Mio Dio, mamma. Una passione più forte la catena, che me tormenta l'anima, e non mi fa campare, e non mi fa campare, e non mi fa campare. Cidencelle a sta compagna vostra, che ha già perduto sonno e fantasia, che pensa sempre che è tutta vita mia, in ciò volesse dicere, ma non ce lo saccio di. Insista, insista, per piacere, signorina, provi ancora, la prego. Sì, aspetto, a qualunque ora, ma insista. Ci sono problemi, Don Salvatore. Questa maledettissima guerra sta complicando tutto. Non si riesce nemmeno a fare una telefonata all'estero. Quell'imbecille De Nicola. Ma tanto non la spunterà con me, te l'assicuro, Domenico, non la spunterà. Sì, pronto. Ah, è lei, Nicola. Allora si trova in Italia. Ma si può sapere dove diavolo si era cacciato? Sono giorni che sto aspettando una sua telefonata. No, signore, mi dispiace, non devo dare nessuna spiegazione a nessuno. Quel denaro è solo mio, soltanto mio, chiaro? Stai mentendo, solo rubando no. Avresti potuto avere tanto denaro. Non ci resta che chiamare la polizia. Se non ci dirai la verità, non c'è altra soluzione. Quel denaro non l'ho rubato a nessuno, Angela, te lo giuro. Beh, ma allora dove l'hai preso? Sentiamo. Non mi incanti, sei un ipocrita. Non hai ereditato da un parente ricco, che io sappia. E non hai mai lavorato in un altro posto che non sia questo. Melina, quei soldi li hai rubati a me, ne sono sicura. La polizia scoprirà la verità. Questa volta non te la caverai, mia cara. Ah, certo, se non vuoi parlare con noi, parlerai con la polizia. E i poliziotti non si faranno incantare da te. Buongiorno. Scusatemi, vi volevo chiedere un'informazione. Mi potete dire che cosa è successo alla casa di Ettore Vanzini?
Ho visto com'è ridotta. Il fuoco l'ha distrutta. C'è stato un incendio terribile. Non si è salvato niente. E quelli che erano in casa? Ci sono stati feriti? Che è successo? È stato trovato soltanto il cadavere di una donna. E chi era? Ancora non si sa con sicurezza. La polizia sta indagando per cercare di capire di chi si tratta. Voglio proprio vedere se avrai il coraggio di mentire anche alla polizia. No, Marianna, non chiamarla, te ne prego. Pronto? Parlo con il commissariato? Senta, telefono. No, no, parlerò, metti giù. Parla. E cerca di dire tutta la verità. Perché se no ti assicuro che ti prendo per i capelli e ti trascino al commissariato. Ti prego, parla, Melina. Tutto quel denaro me l'ha dato un uomo. Salvatore Turturro. Salvatore Turturro. Ma che c'entri tu con quel mascalzone? Salvatore mi ha dato quella somma in cambio di un'informazione che gli ho dato io. Tu hai dato informazioni a quel delinquente per denaro? Sì. Hai avuto il coraggio di tradire Riccardo? Sì, l'ho fatto. Sei una traditrice! Sei solo una traditrice! E intanto l'ho fatto. Sì, Angela, ho venduto il tuo carissimo Riccardo. E tanto per mettere bene in chiaro la faccenda, questa non è la prima volta che l'ho fatto. E perché si è deciso solo ora a telefonarmi? Lo sa, vero che è da molto tempo che aspetto la sua chiamata? No, 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 no. Non sono affatto nervoso. Ma le ricordo che noi abbiamo stipulato un accordo. Perciò pretendo che questo accordo si concluda al più presto. Sì. Vede, con te, l'avverto di una cosa. Io detesto l'ambiguità con cui di solito lei è abituato a comportarsi. No, adesso desidero incontrarla personalmente. E l'incontro si svolgerà qui, in questa casa. E mi raccomando, porti con sé quei documenti, eh? Lei cominci col fare la sua parte, che dopo io farò la mia, intesi? È arrivato l'uomo che stava aspettando. Sì. Sembra finalmente che questo affare si sia rimesso a marciare nella direzione che speravo. Sapevo che Nicola non avrebbe esitato. Quello è capace di vendersi l'anima al demonio nella smania di incassare i soldi che gli ho promesso. Allora lei è il suo demonio. No, anzi, al contrario. Io sarò il suo angelo custode fino a che non mi consegnerà i documenti che attestano il suo divorzio da Lucia. E saranno quei documenti a fornirmi tutto il potere di cui ho bisogno. Poi chissà, forse col tempo potrò trasformarmi in demonio. Il lavoro di Angelo lo lascio a qualcun altro. Più adatto di me a farlo. Eh? Alla salute. E così la polizia non è ancora arrivata a nessuna... Ma io ti conosco. Non può essere, non è possibile. Sì. Ma tu sei uguale a lui. Lorenzo Manzini, non ti meravigliare, Ugo. Sono io, non ero morto. Non ci posso credere. Mi dispiace che tu abbia trovato questa tragedia. Hai detto che hanno trovato il corpo di una donna. Mia madre viveva con Filomena. Può darsi che una delle due si sia salvata. Io questo non te lo so dire, figlio mio. Ti posso dare solamente un consiglio. Vai a parlare con padre Brassi. Lui è sempre stato molto vicino a tua madre. Forse lui sa qualche cosa che io non so. Va bene, ci vado. Ugo, senti. Nessuno dire che sono ritornato in Sicilia. Ti chiedo di mantenere il segreto. Non parlerò. Fidati di me.
fermi qui, per favore. Ecco, tenga il resto. Te lo devi. Per una manciata di denaro hai tradito un amico. Sei una traditrice, una spia. Non l'ho fatto per denaro. L'ho fatto per amore. Per l'amore che mi legava ad Alessandro. Non l'hai fatto né per denaro né per amore. L'hai fatto per odio, per risentimento, per invidia. Non ve l'ho mai perdonata. No, mai. Io ho fatto in modo che le lettere di Riccardo arrivassero in mano a Don Carmine. È solo grazie a me che furono informati che Renzo Vanzini era ancora vivo. E sono stata io, sempre io, ad aver detto a Salvatore dove avrebbe potuto trovare Riccardo Lucia. Sì, sono stata io. E ora soffrirai, starai male come sono stata male io quando ucciserò Alessandro. Perciò preparati a piangere la morte del tuo Riccardo, hai capito, Angela? È questione di poco. Sai a chi apparteneva questo piccolo gioiello? A Don Carmine Nicosia. Era la sua arma preferita. La usava soltanto in occasioni speciali. E anche io la userò in un'unica speciale occasione. Il giorno in cui mi troverò faccia a faccia con Renzo Vanzini. Allora, che informazioni hai avuto dagli uomini mandati all'orfanotrofio? Rosalia Vanzini lì non è stata più vista. E nemmeno la signora Lucia. Non se le sarà ingoiate la terra, trovatele. Infatti uno dei nostri uomini ha scoperto una pista che mi pare molto interessante. Vedrà che molto presto le ritroveremo. Non voglio che tu rimanga qui da me neanche un minuto di più. Perciò adesso prepara immediatamente le tue cose. E vattene via. Mi vergogno di esserti stata amica. Di Riccardo e Angela, di loro due, ti dovresti vergognare, non di me. Non ti sei ancora resa conto che Angela e Riccardo sono responsabili della morte di Alessandro? No, questo non è vero. Alessandro, la sua morte se l'è voluta. Lo sai che si era messo a ricattare Riccardo. Aveva bisogno di soldi. Era pieno di debiti. E avevano minacciato di ucciderlo. Riccardo voleva aiutarlo, ma lui non si accontentava, pretendeva sempre di più. Alessandro era un vero delinquente. Noi volevamo soltanto recuperare quelle carte, capisci? Basta, Angela, basta. Non hai il dovere di giustificare niente. No, scusa, io voglio che capisca una volta per tutte che l'uomo che amava tanto era solo un mascalzone. Lo hanno ucciso secondo la loro legge, gli stessi amici con i quali rubava. Non vale la pena perdere altro tempo con lei. Guarda, ti do 5 minuti. Perché tu te ne vada da questo posto. Muoviti. Prepara la tua valigia e vattene subito. Allora, che avete trovato all'orfanotrofio? L'elenco completo dei nomi e degli indirizzi di tutti i bambini che ci sono stati. Dicono che Rosalia li continuava a vedere anche dopo, nelle loro case. È possibile che lei e Lucia si siano rifugiate in una di queste. E allora stammi a sentire. Cercate in tutte le case dei bambini che sono vissuti nell'orfanotrofio. Non sarà difficile trovarle. Le voglio subito e le voglio qui. Thank you.
No, Lucia. Non angustiarti. Stai tranquilla. È che questa casa è così piena di bambini. Bambini che giocano, che ridono. E io non riesco a levarmi dalla testa Michelino, che era come loro, che faceva le stesse cose. Lo riavrai con te. Lo riavrai con te. Ho tanta paura, Rosalia. Mio figlio mi manca moltissimo. Mi è indispensabile, io devo averlo con me. Ho bisogno che entri da quella porta e che mi abbracci. Tutte le notti faccio sempre lo stesso sogno. Vedo un Michelino in una grande casa, piena di lunghi corridoi bui. Io lo seguo e gli chiedo di aspettarmi. Ma le porte si chiudono e si aprono sempre più rapidamente. E quando sto per raggiungerlo, lo vedo scomparire in un nuovo corridoio ancora più buio degli altri. Sempre fuggendo, allontanandosi da me. No, cara, non piangere, te ne prego. Sta calma, stai buona, stai tranquilla. Calmati, tesoro, piccola mia. Sì. Me lo prometti? Pensa che padre Brassi sicuramente, sicuramente ritroverà il tuo bambino. Rosalia, la prego, andiamo subito a parlare con il prete. No, io non posso più aspettare. Scusate, io e mio marito abbiamo promesso a Don Vittorio che vi avremmo sempre tenute d'occhio. Non potete uscire. Ci andrò io da padre Brassi. Di me non si accorgerà nessuno. Ci vado dopo aver dato da mangiare ai bambini, va bene? No, no, Aida. Ci occuperemo noi dei bambini. Ci vado adesso, subito, per favore. Sì, sì, va bene. Ti prego, sta tranquilla. Melina, aspetta. C'è qualcosa che ti appartiene. Sì, fai bene a raccoglierli, perché ne avrai bisogno. D'ora in poi sarai molto sola, Melina. Così con tutto quel denaro potrai finalmente comprarti qualcuno che finga d'amarti. Perché l'amore dei veri amici l'hai perduto per sempre. Fratelli carissimi, siamo qui riuniti per celebrare una messa in suffragio dell'anima della signora Rosalia Vanzini. La signora Rosalia, o semplicemente Rosalia, come la chiamavamo noi che in vita le fummo amici. Noi siamo qui, fratelli, per offrire l'estremo omaggio a una donna che aveva fatto un culto dell'amore, dell'affetto e dell'amicizia. Lei era coraggiosa, tenace, combattiva. Ma le sue armi, fratelli, non erano cariche di piombo né di odio, ma solo di giustizia e comprensione. Siamo qui riuniti per rendere l'estremo saluto a una persona che poteva anche essere come la lama di una spada, mai per ferire qualcuno, ma solo per tagliare l'erba cattiva dell'ingiustizia, dell'odio, della violenza. Sentiamo profondamente la tua mancanza, anche se sappiamo che sarai vicina ai nostri cuori, come sempre hai fatto.
Guido. Guido. Finalmente, don Ettore. E tu come stai, Guido? Qui non è più stato lo stesso da quando lei se n'è andato, don Ettore. Sì, sì, lo so. Sono tornato proprio per rimettere le cose a posto. No, no. Non lo faccio per salvarmi la vita. E neanche per salvare me stesso. Sono venuto per eliminare Salvatore. E allora dovrà fare molta attenzione, don Ettore. Le ripeto che qui le cose sono molto cambiate, purtroppo. Spiegate meglio. Beh, si dice che Salvatore Turturro sia ritornato e che a casa Nicosia ora ci siano movimenti molto strani. Ma c'è dell'altro. Devo informarla di una cosa assai più importante di questa. E va bene. E che mio figlio è ritornato in Sicilia, lo sapevo. No, io no. Io non sapevo niente del ritorno di Renzo. Ma come? Non sapevi che era tornato? No. Ma che strano. Io avevo pensato che Renzo avrebbe cercato il modo di far sapere alla madre del suo ritorno, ma... Ma scusa, qual era la cosa importante che dovevi dirmi? C'è stato un incendio terribile. Un incendio che ha distrutto la sua casa, don Ettore. E purtroppo non si è salvato nessuno. E Rosalia? Hanno trovato il cadavere di una donna. E pare... Pare che fosse il corpo della signora Rosalia. Grazie. A che stai pensando? A Riccardo. Ho paura che gli succeda qualcosa di brutto. Melina desiderava soltanto fargli del male. E credo che ci sia riuscita. No, ormai lei non può fargli più niente. Il male è già fatto, Marianna. È riuscita a far tornare Riccardo in Sicilia e tu sai quello che significa. Ma lì non sarà solo, sta tranquilla. Suo padre l'aiuterà. E anche il fratello di Lucia. Non è tutto così nero. Te l'assicuro. Non puoi vivere pensando sempre che le cose vadano nel modo peggiore. Devi cercare di essere un po' ottimista. Ti giuro che si vive meglio. Vado a prendere lo zucchero. Marianna, lo so che stai male. Lo so che sei molto triste per quello che è successo. Perché mi è tanto difficile piangere? È come se mi vergognassi che mi vedano soffrire. Cerco di farmi vedere sempre contenta. Cerco di reagire. Ma non con me, tesoro. Vieni qui. A me puoi dire tutto quello che senti. La verità è che soffro. Soffro moltissimo. Volevo molto bene a Melina. Le ho perdonato tante cose perché gli amici bisogna accettarli come sono. Ma non pensavo che sarebbe arrivata a tanto. Mi sento così addolorata, così... così stupida. Vorrei avere un altro carattere. Ma costi quello che costi, vedrai che cambierò. No,
No, io non voglio che tu cambi. Tu sei una persona meravigliosa. E vorrei che restassi sempre così. Una che si mette nei guai per il suo buon cuore. Per quanto ama la gente. Per la sua disponibilità. Con quel pizzico di ingenuità che spesso qualcuno confonde con la stupidità. Perché le persone che sono fatte così, come sei tu e come sono anch'io, non possono comportarsi diversamente. È l'unico modo in cui sappiamo vivere. La tua anima trovi la pace, Rosalia. Puoi riposare tranquilla, perché noi tutti continueremo la tua opera. E ora, cari fratelli, grazie di essere venuti. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Arrivederci, padre. Grazie. Arrivederci, padre. Grazie. Arrivederci. Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie. Perdonami, figliolo. Ho l'impressione di conoscerti. Sì, ci siamo già incontrati davanti alla chiesa, padre. Sì, lo ricordo benissimo. Ma penso che non sia soltanto questo. A parte il fatto che ti ho visto molto provato durante la celebrazione. È che conoscevo molto bene Rosalia. E voglio ringraziarla sinceramente per le belle parole che ha detto. E adesso mi scusi, devo andare. Un momento, aspetta. Tu sei il figlio di Rosalia, non è vero? Con me puoi stare tranquillo. Io ero un grande amico di tua madre. Sì, padre, sì. Sono Renzo. Renzo Vanzini. Nessuna novità? No. Ma dove diavolo sarà finito quell'accidente di Conte? Aveva detto che sarebbe venuto qui. Che noia, questi stupidi nobili sono tutti uguali. Sono tutti fatti della stessa pasta. Credono ancora di poter comandare su tutti quanti. Possibile che nessuno dei nostri sapeva esattamente dove si trovasse? No, non l'ha visto nessuno, Don Salvatore. Non ha contattato nessuno qui. E allora lo aspetto. Vedrai chi arriverà. Conviene a lui come conviene a me concludere questo affare. Ehi, guarda che bella ragazza. Ciao. Ciao, bellezza. Ehi, vai a sposto. Qui ti accompagniamo. Dove vai? Alla stazione. Butta su, prima ti facciamo fare una bella passeggiata. Non ti piacciamo? Non c'è neanche guardato. Lasciatemi andare. Aspetta. Non farci. Ma sai benissimo quello che vogliamo. Ho detto di farti via. Lasciami. Non fate la schiaccia. Dove scappi? Ora, non sono la prima volta. No. Ehi, ehi. No.
Lasciatemi in pace! Ma sai, vieni, vieni! Sono fuori con fastidio! Lasciatemi! Dai, sbrigati, che dopo va bene! Dai! Lasciatemi! No, mi prego, lasciatemi, pietà! Ancora, dai! Pietà! No! Lei conosceva bene mia madre, perciò le chiedo per amor del cielo di dirmi quello che è successo, perché non me l'ha saputo spiegare nessuno. Figlio mio, io non so se potrò esserti utile. Mi dica, Salvatore Turturro c'entra qualcosa con la morte di mia madre? Ebbene, penso proprio di sì. Lei stava cercando di aiutarmi. È successo per colpa mia. No, Renzo, non devi parlare così. La tua mamma ha fatto ciò che sentiva di dover fare. Sì, è stato per colpa mia. E le giuro, padre, le giuro, che io vendicherò la memoria di mia madre. Non mi posso rassegnare e non mi fermerò fino a quando non vedrò morto quell'uomo. No, Renzo, no. Ascolta, figliolo, la vendetta deve essere l'ultimo dei tuoi pensieri. Invece devi continuare quello che stava facendo tua madre. Lei stava cercando tuo figlio. L'ultima volta che abbiamo parlato, mi ha chiesto di riuscire a coinvolgere nella ricerca tutti i miei parrocchiani. E hanno trovato qualcosa, padre? Qualche indizio, qualche vago sospetto. Lei mi dica tutto quello che ha saputo, me ne occuperò immediatamente. Sì, ma prima di ogni cosa, voglio che prenda con te questa catenina. Sai, tua madre la portava al collo quando è morta. Da questo abbiamo capito che era proprio lei. Devi tenerla sempre con te. La ringrazio, padre. Mangia. Ti ho detto che devi mangiare. Insomma, non hai quasi toccato cibo da quando sei arrivato. Che c'è? Non ti piace come cucino? Mi hanno detto che dovevo trattarti bene. Perciò adesso smettila con i capricci e mangia. Forza, hai capito? Mangia! Ti ho detto mangia! Beh, se non vuoi farlo con le buone, lo farai con le cattive. Ti imboccherò io e vedremo chi la vincerà. Apri, apri la bocca! Apri la bocca! Andiamo, felici! Signor Conte, finalmente. È un bel pezzo che lo sto aspettando. Beh, per prima cosa, buonasera. E visto che mi stava aspettando, la prego di scusarmi per il ritardo. Sì. Suppongo che abbia con sé quei documenti. Quanta premura. Mi lasci gestire le cose a modo mio, eh? Già, ma anch'io ho le mie abitudini. Sono reduce da un lungo viaggio. Ora sono qua e il minimo che può fare è offrirmi da bere, non pare anche a lei. Salvatore, stiamo concludendo un accordo. Perché non essere un po' più cordiali? Portaci qualche cosa da bere. Lei avrebbe anche potuto inviarmeli quei documenti. Perché non l'ha fatto? Beh, vede, ho preferito venire personalmente. E allora li ha portati con sé? Oh, sì, sì, certamente, sì. Però c'è un piccolo cambiamento. Quale? Molte grazie. Il prezzo. Lei capirà che quelle carte adesso costano un po' di più. Lei e io abbiamo fatto un patto. E le posso assicurare, signor Conte, che questo patto sarà rispettato alla lettera, eh? Abbiamo tutto il tempo per parlarne, Salvatore. Che cosa c'è? Un'incomprensione fra soci?
Grazie. E potevate anche ricevere meglio. Dopotutto questa è casa mia. O ve ne l'avete dimenticato? Giuro che ti vendicherò! Te lo giuro, lo sapeva! Abbi pietà di noi. Ti supplico, proteggi mio figlio. Preservalo da ogni male. Fa pure di me quello che vuoi. Ma concedimi di morire in pace, sapendo che mio figlio sta bene. Signore, Signore, ascolta questa mia preghiera. Ti scongiuro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Se voi ve la volete prendere con me, io lo ammazzo! Giuro che lo ammazzo, lo ammazzo! Lo ammazzo. A sta compagna vostra che ha perduto sogni e fantasie, che pensa sempre che è tutta vita mia in ciò volesse dicere, ma non ce lo saccio di. Ormai sei un uomo finito, Salvatore. È necessario che mia sorella divorzi perché tu diventi il padrone. E anche se lei non desidera altro che staccarsi da questo verme schifoso, non sarà possibile. No, non è possibile divorziare da un uomo morto. Vittorio. Vittorio, non è possibile, non puoi dimenticare che un tempo eravamo amici. Dai, andiamo. Siamo uomini d'affari, no? Perché non possiamo parlare da persone civili? Perché non ci accordiamo? La tua civiltà puzza, Nicola.
Se fossi in te, terrei la bocca chiusa ora. Se sta sbagliando ancora una volta, agisce in modo impulsivo ed è quello che suo padre le rimproverava sempre. Io sono Vittorio Nicosia. Ormai mio padre è all'altro mondo. E tu fra poco lo andrai a trovare. Non è ancora detto. Ho i miei uomini, i miei alleati. Se lei mi uccide non sarà facile. Non ho mai pensato che lo sarebbe stato. E poi con me ho anche Michele. Se dovesse accadere qualcosa a me, i miei uomini hanno l'ordine di ammazzarlo. Se ti accade qualcosa e ti accadrà, puoi starne certo. Nessuno verrà mai a saperlo. E io riuscirò a salvare mio nipote. Lei è sempre stato un buffone, nient'altro. E in questa occasione lo sta dimostrando più che mai. Viene qui a minacciarci con un'arma che lei non ha il coraggio di adoperare. Perché un uomo, un vero uomo intendo, quando ha deciso di ammazzare qualcuno, lo ammazza senza tante storie. Ma Vittorio Nicosia no. Vittorio Nicosia deve parlare. Deve nascondere la sua vigliaccheria dietro un mucchio di parole inutili. Basta, basta. Lasci in pace sua cognata. E tu, non tremare così, non te farà niente. E ora smettiamola con questi giochetti da bambini. Su, forza. Avanti, sbrigati. Voglio quei documenti. Te l'ho già detto. Te darò la metà del patrimonio. Ma voglio quei documenti, subito. Smettila di dire cose inutili, Salvatore. Non ti servirà a niente. Io non ti ascolto più. E quel povero mollusco non è in condizione di trattare affari. Lo ammazzo, ho detto! Lo ammazzo, il bambino non uscirà vivo da qui! Se voi entrate mi fate del male! No, non mi fate del male! Vi prego, sono una povera vecchia! Sono solo una povera vecchia! Non mi toccate! Non mi fate del male, altrimenti lo ammazzo! Lo ammazzo! Ora facciamola finita. Non c'è più tempo da perdere ormai. Vittorio. Vittorio, io non posso credere che tutto questo sia vero. Tu scherzi, dimmi che scherzi. Io sono tuo cognato. Io mi sono sempre comportato come si deve con la tua famiglia. Andiamo, sono il padre di tuo nipote. Non puoi farmi questo, a me non lo puoi fare. Lo dici tu che non posso, io credo che sia mio dovere. Ma è un assassinio! È la giusta punizione per chi offende l'onore di una donna. Se ti riferisci a Lucia, io ti giuro che non... È da molto tempo che non credo più ai tuoi giuramenti. Tu invece fra poco avrai la conferma che io ai miei giuramenti tengo fede. Io non so di che stai parlando. Allora ti rinfrescherò la memoria. Il giorno in cui hai sposato mia sorella, io ti ho giurato che se l'avesse fatta soffrire ti avrei ucciso. E nonostante questo tu hai osato... No, aspetta, aspetta, Vittorio, per favore. Lucia è mia moglie e io l'ho sempre amata e non capisco, ci deve essere un equivoco, per forza. Mi fai vomitare, Nicola. Ho sempre saputo che sei un verme, ma non avrei pensato che saresti arrivato a questo punto. Mi sono stupito quando ho scoperto che cosa stavi preparando. Ma che cosa... E ti ho sorvegliato finché non ho visto che veramente lo stavi per fare. Adesso non puoi più sperare nel mio perdono. Se suo padre potesse vederla in questo momento, sarebbe amareggiato di tanta impulsività. Questo forse è l'unico caso in cui posso essere sicuro che mio padre si sarebbe comportato esattamente come me. Sto per ucciderti. Ti ucciderò come un cane rabbioso. No, no, no. Come meritano i farabutti, no, no, come... No, 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 aspetta, no, aspetta, aspetta, per favore, aspetta, aspetta. Aspetta, Vittorio, ti prego di riflettere, non hai alcun motivo di uccidermi, io posso esserti ancora utile, ti prego, per favore. Qualunque cosa tu dica non può già salvarti dal tuo destino, oh, come? Zio Tullio! Zio Tullio! Hai paura, vegliacco? Ti prego. Adesso finalmente capirai quello che ha provato mia sorella in tutto questo tempo per colpa tua. Non puoi farmi questo! Non puoi essere così sleale. No. Non puoi ammazzarmi a sangue freddo. Devi darmi
una possibilità, almeno una possibilità. Non è vero? Hai ragione. Sì, questo è giusto. Nicola! Torna. L'ammazzo, l'ammazzo, giuro che l'ammazzo! Dovete credermi, se solo provate a entrare qui dentro, gli taglio la gola! Andatevi, io gli taglio la gola! Mi lasci! Michele! Adesso è tutto finito, finito. È tutto finito. Adesso è il tuo turno. Non penso che le convenga. Si ricordi il testamento? Preferisco perdere tutto purché niente rimanga a te. Ma lei si rende conto che sarà un massacro? Subito dopo che lei avrà sparato a me, i miei uomini scateneranno l'inferno. Morirete tutti. Che senso ha una pazzia simile? Giustizia. Oh, la giustizia non esiste, mi creda. Lei deve pensare con la testa, non col cuore. Nessuno ci guadagnerà da una carneficina del genere, perderemo tutti. Io la penso diversamente. In questa stanza c'è un solo perdente, il suo nome è Salvatore Turturro. Un uomo che è stato tradito dalla sua ambizione smisurata. Lei è pazzo. È evidente, lei ha perso completamente la testa. No, anzi, lei è solamente prigioniero dell'invidia e della gelosia. Invidia e gelosia. Io sarei invidioso di te. Sì, del posto d'onore che ho sempre occupato al fianco di suo padre. Della fiducia che ha sempre avuto in me Don Carmine Nicosia. E del mio potere. Ti abbiamo soltanto dato un impiego, niente di più. Sei stato semplicemente un domestico per la famiglia Nicosia. Non hai mai avuto una posizione. Lei mente, lo sa benissimo. Io sono stato, sono e sarò sempre membro della famiglia Nicosia, anche se il cognome che porto è diverso. E suo padre su questo non ha mai avuto dubbi e nemmeno i miei uomini hanno dubbi, non sei lui. Di quale uomo ne parli? Tu non hai più nemmeno un uomo. Tu non hai più niente di niente, caro il mio Salvatore Turturro. Signori, per tutti voi è arrivato il momento di prendere una decisione importante. Pensate bene a come scegliete dopo aver assistito a questa scena. Io sono il figlio di Carmine Nicosia, mentre lui è Salvatore Turturro, un impiegato di mio padre, niente più che un semplice impiegato di mio padre. Soltanto un dipendente, uno che ha servito in casa mia per molti anni e che al momento buono ha tradito. Uno che pagherà con la vita il suo tradimento, come prescrivono le nostre leggi.
Avanti, sentiamo, che avete deciso? Da quale parte volete stare? Voglio una risposta, subito! Grazie, signore. Grazie per avermi aiutato a trovarlo e a salvarlo. Adesso, signore, ti supplico di aiutarmi a ritrovare anche Lucia. Per cominciare una nuova vita. Anch'io ti ringrazio per avermi ascoltato quando ti pregavo che mandassi il mio capitano per salvarmi. Grazie. Renzo, padre. Grazie a Dio hai ritrovato il bambino. Dio mio, finalmente Rosalia potrà essere contenta. Lo credo anch'io, padre. Adesso devo solo trovare Lucia, sua madre. In questo credo proprio di poterti aiutare. Sa dove posso trovarla? No, però ho riflettuto a lungo. E se Rosalia ha voluto portarla in un rifugio veramente sicuro, questo rifugio non può che essere la casa di Alfio. Alfio? Sì, quando Rosalia ti ha raggiunto in America, ti avrà sicuramente raccontato che ha tenuto a casa sua un bambino per molto tempo, ricordi? Sì, sì, mi pare di ricordare. Lei pensa che sia lì? Quello è l'unico posto dove potrebbe essere andata. Non ne posso più di stare chiusa qui dentro, senza notizie di Michelino. Neanch'io. Sì, lo so che è una situazione rischiosa, che Vittorio sta facendo tutto il possibile. Ma so anche che più il tempo passa e più diventa difficile trovarlo. Capisco, ma calmati ora. Aspettiamo il ritorno di Aida. Vedrai, ci porterà notizie da padre Brassi. Va bene, ma se entro questa notte non avremo notizie sicure di mio figlio, non avrò più la forza di stare qui ad aspettare mentre lui è in pericolo. Ma sì, va bene, va bene. Confidiamo nel Signore, abbiamo fede in Lui. Sta calma. Andrà tutto bene, te lo dico io. Aspetteremo che arrivi la notte, eh? E quando sarà buio, se non avremo notizie, non mi opporrò più, anzi, uscirò con te a cercarlo. Don Ettore, dobbiamo pensarci meglio. Non possiamo presentarci da soli. Io non ti ho chiesto di venire con me. Mi permetta almeno di cercare qualche uomo che ci aiuti. Ci riuscirò da solo. Ma loro sono in parecchie. Poi saranno armati fino ai denti e noi non possiamo. Non ho paura, io sono armato di odio. Sì. Ma contro le pallottole questo non basta. È più che sufficiente per eliminare un uomo come Salvatore. È solamente un verme. Forse riuscirà ad ammazzare Salvatore, ma non potrà uscire vivo da quella casa, se ne rende conto? Non ha la minima probabilità. Questo non ha più importanza. Aspetto una risposta e vi avverto, dovete decidere in fretta. Thank you.
Le armi non vi servono più. Basta la mia pistola per uccidere questo farabutto ciadetore. Su, stai calma, Ida. Riuscirai ad arrivare alla chiesa senza che se ne accorgano, vedrai. Speriamo che tu abbia ragione. Ci ho provato diverse volte, ma le strade sono sempre molto sorvegliate, giorno e notte. C'è una grande agitazione per via di questa maledetta guerra. È difficilissimo arrivare fino a Padre Brassi. Sono sicuro che ci riuscirai, Aida. L'avevo promesso a Rosalia, ma è impossibile. Adesso non so proprio come dirle che non ho ancora potuto andarci. Devi dirle la verità. Lei ti capirà senz'altro, vedrai. Arriva! Grazie le donne che hanno partorito figli maschi! Preghiamo il Dio che i nostri uomini si salvino! Ma che succede? Che succede? La guerra! È impazzito! La guerra! La guerra! Bastardo! Faremo pagare! Ragazzi! Addio, Salvatore. L'abbiamo perso. È sparito dalla folla. Le strade sono piene di gente eccitata che corre di qua e di là. Dicono tutte che è scoppiata la guerra. Qui bisogna rimettere tutto in ordine. Tu prepara la macchina, andiamo dalla mia famiglia. Agli ordini, capo. Amonene, perciò, brigate, su! Vai a informarti su quello che sta succedendo qui intorno. Volete muovervi, sì o no? Buttatelo dove nessuno può già più trovarlo. Sembra che stiano preparando chissà cosa quelle donne. Quando Marianna e Angela cucinano insieme, si dimenticano sempre del tempo che passa. Suona ancora questa canzone, zio Carlos, era molto bella. Ti piacerebbe diventare una ballerina di tango? Dimmi una cosa, Carlos. È costato parecchio il locale di Angela? Ma molto meno di quello che credevamo. Costerà una vera fortuna rimetterlo a posto, però. Comunque, io non mi preoccupo. Angela sa risparmiare. Sicuramente renderà il locale meraviglioso in pochi giorni. E con poco denaro. Oh, che novità! Carlos che fa dei complimenti ad Angela. Allora sentiamo come sta il più grande ammiratore, il numero uno della padrona del più importante atelier della città. Sei terribile, Marianna. Quando cominci a esagerare sei davvero... Bene, visto che siamo tutti presenti, propongo un brindisi, sperando che si mangi finalmente. Ah, sì, sono d'accordo. Lo credo. Carlos. Grazie. Questo che poco lo diamo a Marinella. Signorina. Ecco, per me è solo un pochino. Brindo. Grazie. Sì? Alla donna migliore che ho conosciuto in vita mia. E alla fortuna che ho di essere sua amica. Alla serenità di tutti noi. E che il mio papà ritorni presto. Edizione straordinaria. È scoppiata la guerra in Europa. Edizione straordinaria! È scoppiata la guerra in Europa! Carmelo, amore mio, che ti è successo?
Ero talmente contenta mentre venivo qui. Avevo passato più di un'ora davanti allo specchio a farmi bella per te. Volevo che tu fossi orgoglioso di essere mio marito. Ma io sono molto orgoglioso di essere tuo marito. Ma questo che c'entra? Pensavo di passare una splendida giornata, ma all'improvviso ho sentito gridare. Dicevano che era scoppiata la guerra in Europa. La maledetta guerra di cui tutti avevamo paura. Non devi preoccuparti, Carmela. L'Europa è molto lontana. Sì, ma Lucia e Michele si trovano lì. Non potrò più sapere niente di loro. Come staranno? Staranno benissimo. La Sicilia è lontana dal centro del conflitto. A loro non accadrà niente. Quante volte in questi anni abbiamo detto che le cose sarebbero andate meglio, che tutto si sarebbe risolto, che i nostri problemi sarebbero spariti di colpo, ma non è stato così. Non dire queste cose, ti prego. Mi fai del male. Non lo dico certo per te. Sai bene che tu sei tutta la mia vita, Bruno. Io non desidero altro che stare al tuo fianco, amore. Però non posso fare a meno di soffrire pensando a Lucia e a Michele. Ti prego, ascolta. Non puoi passare tutta la vita a preoccuparti per gli altri. Hai già fatto così tanto per Lucia e Michelino, credimi. E in fondo anche per Riccardo. E forse adesso è arrivato il momento che ognuno pensi a se stesso. Mi domando quando finirà tutto questo. È come se stessi facendo un brutto sogno che non finisce mai. Invece anche i brutti sogni finiscono, Aida. E tutto poi ritorna alla normalità. Purtroppo nel frattempo si soffre molto. Si sente quasi un dolore fisico oltre che interiore. Si soffre perché non si può fare niente per cambiare il corso delle cose. Oddio. Soltanto la follia umana può concepire l'idea di colpire un bambino innocente per colpire i suoi genitori. Levare un bambino alla famiglia è un crimine che Dio non può perdonare. No, no, un peccato così non si può perdonare. Una madre non ha più nessuna ragione di vita se non ha accanto a sé i suoi figli. Quelli che glieli portano via hanno già il loro posto nel profondo dell'inferno. L'inferno è poco. Che Dio mi perdoni per quello che dico. Che Dio mi perdoni. Ma un bambino che colpe può avere? Non sa niente di odio, di vendetta, di sete di potere. È solo un innocente. Quelli che fanno cose del genere sono dei miserabili, delle schifose canaglie, che non hanno mai saputo cos'è la vita, l'amore, niente. E che non sanno nemmeno cosa significhi l'amore. Forse è per questo che agiscono così, perché gli è sempre mancato. Sì, hai ragione. Hai ragione. Io penso che... ho la speranza che, fino a quando ci sarà una madre che lotterà per suo figlio e avrà vicino chi è pronto ad aiutarla, non tutto sarà perduto. Sì, sì, è vero. E noi due sappiamo molto bene di che cosa parliamo, non è vero, signora Rosalia? Certo, noi lo sappiamo. E ora basta, finiamo di mangiare. Le ho già detto che non c'è nessuno. Non vorrei essere costretto a sparare e uccidere un vecchio. Hai fatto bene a togliermi la pistola all'ingresso. Altrimenti ora saresti morto. Nessuno parla così. A Don Ettore Vanzini. Mi scusi, Don Ettore. Ma lei sa bene che ormai non spaventa più nessuno.
Lei è un uomo finito. Io ho voluto solo onorare la sua gloria passata permettendole di entrare qui. Perché possa rendersi conto con i suoi occhi che la casa è vuota. E questo sangue, Non sono affari suoi, don Ettore. E dove si trova, Salvatore? Nemmeno questo è affare suo. Ascolti il mio consiglio. Je torni in America. È ancora in tempo. Questa guerra peggiorerà molto la situazione. Dopo sarà tardi. Una situazione come la mia non può essere peggiorata. Ti prego, non disperarti in questo modo, Angela. Tutto finirà presto. La Germania non può resistere a lungo contro l'Inghilterra. E poi anche il resto del mondo pretenderà la pace. Fra qualche giorno la guerra sarà finita, vedrai. Che gli succederà? L'Italia non potrà restare fuori da quel conflitto. Riccardo verrà mandato al fronte, potrebbe morire, ti rendi conto? Pensare a questo adesso. Vedrai che saprà cavarsela. Nessuno può cavarsela se è mandato al fronte. Non raccontatemi delle storie. Stiamo parlando di una guerra, di una guerra. Che cos'è una guerra, mamma? I bambini non c'entrano assolutamente niente, amore mio. La guerra è una cosa che riguarda gli adulti. Purtroppo è una cosa orribile, dove muoiono molte persone. Marinella! Povero. Vieni, Valeria, andiamo a giocare. Sentirà tanto la mancanza di Valeria quando ve ne andrete. Anche a lei mancherà quel ragazzo. Sarà molto sola in quella casa così grande. Ecco, lui sarebbe felice se gli permettesse di venire a trovare, anche solo qualche volta. Sarà un piacere per tutti noi ricevere tutta la famiglia. Oggi non riesco a fare niente. Evidentemente sei un pochino nervosa. Sì, ecco, è vero. Guarda, ti faccio vedere come si fa. E anche perché non sono abituata a fare questi Prendiamo lavori. Prendiamo anche questi. Ti ricordi, mamma? Qualche volta abbiamo cucinato insieme. Sì, magari l'avessimo fatto più spesso. Ormai è tardi per insegnarti a cucinare. Sì, lo so che è tardi. E poi non mi interessava. Sai, io sono molto brava. Però adesso che ho perso tutto quello che avevo, ricordo i bei momenti che abbiamo trascorso insieme. Per favore. Parlando di cose semplici. O anche stando in silenzio. E ma, tutto questo mi manca molto. Giochiamo con questo, si va? Succede sempre così. Nei momenti di tranquillità sembra addirittura di annoiarsi. Però quando arrivano i momenti difficili, quella tranquillità ci sembra il periodo più bello della vita. Se si potesse tornare indietro. Purtroppo non è possibile, mia cara. Ma vedrai che la vita ce la darà un'altra possibilità. Ne sono sicura. Cos'è? Che succede? State tranquille, per favore. C'è Dino che controlla la forza. Che bambina, Lucia! Lucia, per l'amor di Dio, stai calma! Lucia, Lucia, per l'amor di Dio, non fare così! Stai calma, ti prego, stai calma! Lasci, per favore! Michelino, dove sei? Michelino, figlio mio! Marinella, Marinella, non preoccuparti, tesoro, ascoltami. Non succederà niente di brutto, vedrai. Zia Marianna ha detto che quando c'è la guerra muoiono tutti. Ho sentito, ma zia Marianna ha esagerato. Anche se è vero che la guerra è una cosa brutta, molto molto brutta. Allora perché esiste, mamma? Vedi, Marinella, è molto difficile spiegartelo. Ci sono persone che non sanno vivere senza litigare. Non tentano di capire gli altri, ma solo di sopraffarli. E per sopraffarli scatenano le guerre, chiaro? Ma papà non è così. Mio papà è molto buono. Perché vuole andare in guerra anche lui?
Non è che lui voglia, Marinelli. È che ci sono le leggi che obbligano le persone a combattere anche se non ne hanno nessuna voglia. Capisci adesso? Lo so, tesoro mio, è molto difficile da capire. Vedi, ci sono persone cattive, prepotenti, che purtroppo hanno molta forza e cercano di dominare gli altri. Li attaccano in ogni modo, finché naturalmente quelli si ribellano. E si ribellano usando le armi. È così che comincia la guerra. Papà la vincerà, non è vero? Nessuno vince in una guerra, amore mio. Nessuno. Tutti perdono. Si vince solamente quando si combatte per la vita. Con le parole e nient'altro. Facciamo qualcosa! Dobbiamo difenderci! Adesso è tutto sistemato. Abbiamo saldato i conti con tutti loro, con tutti. Non c'è più pericolo. Ti hanno ferito, papà. Gli uomini di Salvatore erano armati fino ai denti ed erano in parecchi. Volevano entrare in casa a qualunque costo. E forse ci sarebbero riusciti se dietro di loro non fosse comparso un uomo che li ha presi alla sprovvista. Benedetto sia quell'uomo che... La scongiuro, mi dica, era mio fratello o no? Non l'ho riconosciuto. E non posso dirle niente di suo fratello. Non ho notizie. È stato Salvatore. Qualcuno deve avergli detto che siamo qui. Mio figlio! Hanno ammazzato mio figlio! Lucia! E così ci lascia, signora Marchesa. Ora non ho più niente da fare qui. Ma il console ritornerà. No, non credo. Lo conosco. Solo una cosa lo tratteneva a lavorare qui. La signora Lucia. Ma adesso che lei lo ha abbandonato, vedrai che... No, non potrà lasciare un impegno così importante. Nicola, ha lasciato questo e altri mille come questo. Tu non lo conosci bene come me. Se fossi in lei, aspetterei ancora un po'. No, non servirebbe a niente. Ritorno in Europa. Ritorno alle mie origini. In Europa? In questo momento? Perché? Che succede in questo momento? Come? Non ha saputo che è scoppiata la guerra laggiù? In Europa. Nicola... Signora Rosalina. Sì, la ringrazio molto di tutto quello che ha fatto per noi. Ma adesso Lucia ha bisogno di me e devo andare con lei. La devo aiutare. Lo so, ma non deve ringraziarmi di niente. Sa bene che sono in debito con lei e che sarò in debito con lei per tutta la vita. Però, signora, adesso sta per arrivare l'uomo che ci ha salvati, signora. Sì, ma... E io desidero che lei lo conosca. È l'uomo a cui noi dobbiamo tutto. Lucia! Lucia! Figlio! Figlio mio! Renzo! Mamma. Mamma, sei viva! Mamma, mamma! Mamma.
Cosa devo fare? Ti prego, aiutami tu. Cosa devo fare? Ho visto la nostra casa distrutta. E ho pianto tanto per te. Non mi è successo niente. Sto bene. Adesso va subito da Lucia. È scappata via disperata. È lei che ha bisogno di te ora. Dov'è la mia mamma? Fatti abbracciare, gioia mia. Adesso corri dalla mamma. Sarà tanto contenta. Ha bisogno di te. Molto, molto, molto. Andiamo, capitano. Perdonami, Rosalina, ma non ho potuto fare niente. Niente. Luce, 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 luce. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Luce, 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 luce. Viva l'Italia! Andiamo, ci servono tutti gli italiani. E perché? C'è la guerra! La mia guerra è già finita, non voglio saperne di questo. Nessuno ti ha domandato quello che penso. Bisogna obbedire e basta così. Puoi venire con le buone. Andiamo. Avanti, via la mano. Forza! Aiutate! Perché? Perché? Mamma! Mamma! Sono io, Michelino! Mamma! Mamma! Amori miei. Finalmente siamo insieme. Vedrai, amore mio, noi non ci separeremo mai più. Mai più. E non mi fa campare.